qua, dico di addetti ai lavori, sì, di allenatori delle squadre avversarie, parlano tutti di corazzata costruita per la Serie A, ma tutti le stesse parole. È un film già visto, lo fanno perché almeno dice, sai, male che va, siamo andati male con una squadra costruita per vincere, eccetera, eccetera, eccetera. Io trovo che... Per mettere le mani avanti, si chiama così. Secondo, ma sì, poi che magari, che ne so, io non lo so qui all'inizio dell'anno quali erano i programmi, quali erano i progetti, non so se qualcuno ha parlato di straammazzare il campionato, tutto. Io non credo però, perché da quello che mi... Io lessi un'intervista, ma ancora non c'entravo nulla col Bari, di Gian Caspolo, che disse che lui si affidava a un programma triennale, se non sbaglio. Se non ricordo male, poi magari mi sto sbagliando. Però poi siccome sei Bari comunque è una squadra che c'ha blasone, una squadra che c'ha tradizione, allora magari si pensa che, perché se ti chiami Bari devi per forza straammazzare il campionato, stravincerlo già a dicembre. Invece no, io credo che, come diceva qualcuno, che gli obiettivi vanno centrati, non sbandierati, credo. Quindi nessuno ha mai detto questo. Sicuramente da Bari ci si aspetta sempre un campionato di un certo rilievo, perché negli ultimi anni è stato così, però io credo che quest'anno ci sono state tante problematiche, intanto un passaggio di proprietà, una squadra costruita in corsa che è partita in ritardo rispetto agli altri, quindi ce ne sono state delle problematiche che piano piano si sta cercando di rimettere un po' a posto, però ci vuole un po' di calma, non è che solo perché ti chiami Bari è detto che bum 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 fai filò, non è detto, le cose guarda, e poi guarda, la Serie B è abbastanza lampante e chiara su questo. Guardiamo il Trapani, che l'anno scorso ha fatto la finale per andare in Serie A e quest'anno sta facendo un po' di fatica, ma ne potrei citare altre, no? E quindi le cose vanno conquistate sul campo, al di là del nome e del curriculum. I curriculum e i nomi non fanno punti. I punti li fanno se riesci a giocare in una certa maniera e se fai gol, se fai tante piccole, se non lo prendi, se fai tante piccole grandi cose. Pasquale, adesso arrivare gli innesti giusti. Ma io ora di gennaio onestamente non voglio parlare fino a che non ci sarà la sosta, ma ora questo lo vedremo, se poi a gennaio, sai, il mercato non è neanche una cosa tanto semplice, perché feci la battuta l'altra volta, ci sono tante dinamiche, tante persone da mettere a posto, e quindi vedremo quello che succederà poi nella pausa natalizia. Ora pensiamo alla spalla, che è più importante. Pasquale? Beh, sto pensando a tantissime cose, perché purtroppo anche questa partita nasce sotto una... sempre con difficoltà, capito? Non si può mai dare continuità, mai dare un po' di... perché perdiamo pezzi a più non posso. Però ringraziando Dio, insomma, il gruppo ha dimostrato grande, grande applicazione, grande voglia di fare, di mettersi in discussione. E quindi sono convinto che anche domani riusciremo a tirare fuori la prestazione, ora al di là del sistema di gioco, insomma. Sì. Diciamo Porfedi, Cassani, si fa il problema a sinistra, potrebbe giocare Cappadossi, non lo so, qualcuno giocherà. Sì. Non credo proprio, però qualcosa, insomma, riusciremo a tirare fuori qualcosa. Su questo state tranquilli, stiamo lavorando da una settimana su questo discorso qui. Ripeto, la squadra è molto applicata. Da questo punto di vista io non ho grandi problemi, mi dispiace solo non poterli scegliere tutti. E infatti poi a proposito, mi piaceva aprire una parentesi su, ho visto un articolo, io non faccio mai polemica, perché per me chi scrive c'ha sempre ragione, però un po' più di equilibrio secondo me. Ho letto ieri un articolo che non è che mi è molto piaciuto, perché sembra che noi siamo tornati da Ascoli, sembra che abbiamo fatto, che ne so, Armata Brancaleone, sembra che è tornata da Ascoli. Invece se io mi riferisco all'articolo, sta qui? Sì. È arrivato? Mi riferisco all'articolo di... lo voglio leggere, perché ci diamo del tu, non ci sono problemi, ma senza nessuna polemica, perché ho visto quello che tu hai scritto, che condivido in parte soltanto per quello che tu hai scritto del primo tempo, no? Dove sono d'accordo, dove si poteva sicuramente sfruttare meglio quel possesso palla che noi abbiamo avuto nei confronti dell'Ascoli, non essendo magari... sì, siamo stati pericolosi, però non tanto pericolosi. Quello che non condivido è quello che poi l'analisi che tu fai al secondo tempo, insomma, che è un'analisi che non tiene conto dell'uomo in meno, perché è troppo facile di siamo stati dietro, lo so anch'io, però tu tieni presente che l'Ascoli contro l'Entella
che è una squadra che ci sopravanza, credo, di quanti punti? 5, 6, 7 punti, credo, una cosa del genere forse. Quanti punti? No, no, scusa, stavo sbagliando con Cittadella, scusa. Adesso uno. No. Lascia stare che aveva pareggiato a Benevento, comunque ha fatto una buona partita e aveva vinto in casa con l'Entella, che tra le altre cose stava davanti a noi. Ha vinto una partita in inferiorità numerica l'Entella, dall'88esimo, in due minuti, più recupero, gli ha fatto due gol e l'Ascoli ha vinto la partita. Noi siamo stati in inferiorità numerica per 40 minuti, perché è stato espulso da Prelà al 35esimo e abbiamo giocato fino al 45esimo senza un uomo. È chiaro che ci siamo difesi, per cui non potevamo fare altro. No, io ce l'ho qui. Ho detto che ci sta a non produrre, quindi ci sta no. Non ci sta a concedere 5 fare cose. No, ma io infatti ci arrivo perché io c'ho. Nel senso che non ci sta, ci può stare. No, io ci voglio arrivare. Lei scrive: si poteva e doveva fare meglio nell'interpretazione della fase difensiva, ma noi la fase difensiva l'abbiamo fatta, ripeto, con un uomo in meno, e in 40 minuti abbiamo subito sì quella mischia, quella traversa. Io credo che in 40 minuti ci può stare che tu qualcosa concedi a una squadra. Quindi è una disamina, secondo me. Non, ripeto, non è che voglio fare polemica, se fa così per parlare, è una disamina secondo me che non tiene conto dell'uomo in meno, perché ripeto, non è che abbiamo giocato due minuti, e sono d'accordo, abbiamo giocato 40 minuti con l'uomo in meno, e se in 40 minuti la squadra avversaria non ti produce neanche in occasione da gol, beh, insomma, vuol dire che allora è la squadra avversaria che è un po' che fa male. Detto ciò, l'Entella due minuti in inferiorità numerica ha preso due gol, noi 40 minuti abbiamo avuto la forza di andare in vantaggio, di mantenerlo, poi all'ultimo purtroppo non ci siamo riusciti e abbiamo preso gol. Questa è una cosa. Poi Brienza poco lucido, a mio avviso è un'opinione che rispetto, però non l'ho visto poco lucido, magari fosse sempre poco lucido, cioè meno male che Brienza non è poco lucido. Isolato Maniero, è normale che Maniero è isolato, era difficile trovare qualcuno da mettere vicino, visto e considerato che stavamo giocando in 10 e 9 dovevano fare fase difensiva. In maniera dove a barcamenarsi lì a tenere un po' su palla, l'ha fatto anche bene tra le altre cose, perché forse lei non l'ha notato, ma il calcio d'angolo del gol nostro del vantaggio l'ha preso Maniero con un attacco alla profondità, calcio d'angolo, e lì ci abbiamo fatto gol. Arrivo, poi glielo replica, ci mancherebbe. Incapaci di fare cross non mi è sembrato, gli porto il report. Siamo andati 11 volte al cross. Io avevo un allenatore che si chiama Bersellini, mi diceva: quando una squadra riesce ad andare sul fondo per 10 volte è quasi matematico che vince la partita. 11 volte al cross siamo andati. Da report, non è che lo dico io, sono andato a leggere report per curiosità, perché mi era sembrato che avevamo crossato domenica. Invece, poi leggendo l'articolo sembrava di no. Chiudiamo con il solo Brienza incapace di gestire palloni sporchi. Cioè, se c'è un giocatore in Serie B che sa gestire i palloni sporchi, è uno. Si chiama Franco Brienza. Se Brienza non sa gestire i palloni sporchi, beh, voglio dire... secondo me no. Brienza sa gestire i palloni sporchi e ha voglia si sa gestire. Tra le altre cose, ripeto. Ma io, guarda, non voglio fare polemica. Tra le altre cose, lei dice, è entrato Valiani. Ma Valiani, lei lo sa quando è entrato Valiani? Probabilmente no, perché il giornale non l'ha messo quando è entrato. Ho visto sul vostro tabellino, vi siete dimenticati di mettere... che Valiani è entrato, non l'avete messo, avete messo solo due cambi. Invece c'è stato un terzo cambio che è avvenuto all'85esimo. All'85esimo, una squadra che sta soffrendo. Lei ha scritto poteva entrare Castrovilli piuttosto che De Luca. Ci può stare. Magari no, no, ci può stare. Però lei lo dice dopo. In quel momento lì, con una squadra fortemente schiacciata all'indietro, l'unico giocatore, proprio per il discorso che faceva lei di gestione della palla, un po' più esperto, un po' più mestierante di quelli che avevamo a disposizione, era proprio Valiani, che è entrato per un certo tipo di discorso. Abbiamo messo Brienza, che a mio avviso sa gestire i palloni sporchi e anche tanto più di Castrovilli e più di De Luca, che sono due giocatori un po' diversi. Abbiamo fatto questa cosa qua, poi siamo stati sfortunati che abbiamo beccato il pareggio, e questo ci sta, voglio dire, mica che purtroppo fa parte del gioco. Dispiace a me, forse più, probabilmente molto più che a lei. Però quello che mi è dispiaciuto, fermo restando che l'articolo non lo contesto, io sono d'accordo con... Se lei non mi dispiace... No, che ne so, a me tanto, io dire, lavoro mio, ci mancherebbe, non mi dispiace. Ritornare dopo una settimana di travagliata così, una partita che stai vincendo, io magari avrei messo più risalto... Tanto parliamoci chiaro, qui è il bene del Bari, non è che è il bene mio, è un po' il bene di tutti. Avrei messo più magari in risalto la prestazione, cioè una squadra che nelle ultime sette partite ha fatto 12 punti, due in meno di Spal
e come si chiama? Allora, Spal e Frosinone, che sono quelle che hanno fatto più punti, abbiamo fatto due punti meno, magari avrei messo forse più risalto quello lì, fermo restando che a me poi non so uno che mi piace molto che si parli di bene, 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 per me a parlare troppo di bene va anche male, quindi l'articolo così lo accetto anche perché può essere anche stimolante per i giocatori, però secondo me è stato un po' troppo, no cattivo, però boh. Non consideriamo che questa squadra non c'ha Sabelli, Ivan, Mora, Smartigno, Monachello eccetera eccetera da più settimane e ogni settimana gli se ne aggiunge uno o due, cioè questa squadra sta lavorando con tante difficoltà secondo me. Ascoli è stata sicuramente una partita difficile, io il primo tempo se lei c'era in sala stampa ho detto che non mi è piaciuto perché quella gestione della palla, il possesso palla è stato pari e abbiamo giocato un tempo in 10, quindi io dico significa che il primo tempo abbiamo avuto tanto palla noi. Non siamo stati, secondo me, bravi, perché io sono super critico con la mia squadra, ma non siamo riusciti a trovare, secondo me, il bandolo della matassa. Potevamo essere più cattivi e la sua disamina la condivido in pieno, come condivido il discorso di Daprelà. Magari il secondo tempo non è stato proprio così. Boh, forse a sti ragazzi una pacca sulla spalla, tutto sommato, gli si può anche dare, visto e considerato che siamo sempre in emergenza, una cosa e l'altra. Abbiamo fatto 6-7 partite, non è che abbiamo giocato solo con l'Ascoli e l'Avellino, abbiamo giocato con Spezia, Verona, Carpi e Salernitana, che ai nastri di partenza erano accreditate come quattro squadre che avrebbero dovuto lottare per un certo tipo di campionato. Tra le altre cose, tre lo stanno facendo di queste. Quindi, secondo me, ci sono state... c'è stata qualcosa di positivo nella partita. No, ma io... vadi bene. Lei domani può fare articolo e darci legnate. A me più legnate mi arrivano e più sono contento. No, mi è solo dispiaciuto perché... Dico, porca miseria, magari era meglio a sti ragazzi una pacca sulla... Sì, però l'articolo... Sì, no, c'è manca... no, era solo in un contesto del genere. Lo so che ci sono state delle criticità, però se uno fa una disamina del secondo tempo deve per forza metterci come situazione l'inferiorità numerica. È normale, è impossibile non fare una disamina senza tenere conto... Sì, però io l'ho letto bene l'articolo. In 10 più di quello potevamo fare, noi abbiamo delle difficoltà, non vorrei che magari si pensasse che io sono arrivato qui, puffte, bacchetta magica, magari ci avessi queste facoltà, qui si sta a lavorare. Delle difficoltà le abbiamo palesate anche in 11 noi in alcune partite, no, per esempio, figuriamoci se non le possiamo palesare in 10 in un campo difficile come Ascoli in un buon momento che veniva da una serie di risultati positivi. Io mi sarei più soffermato magari su siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo preso un calcio d'angolo, poco prima del gol eravamo stati pericolosi con Brienza su una girata, abbiamo fatto delle cosettine, è entrato Scalera, avevamo già fatto due cambi forzati perché purtroppo abbiamo fatto entrare Scalera che è uscito, c'è l'espulsione, poi stavamo soffrendo in ampiezza, ci siamo dovuti mettere 3-5, cioè questa squadra dal suo punto di vista va anche un po' aiutata perché cambia sistema di gioco, lo fa senza grossi scossoni, poi ci avremo anche dei difetti a partire dall'allenatore a finire ai giocatori, ci mancherebbe, nessuno escluso, stiamo cercando di migliorarli, però ecco nel contesto della partita dell'altra sera io lo analizzo in maniera diversa, però rispetto quello che lei ha scritto, quello che tu hai scritto, se ci vogliamo dare del tu va benissimo uguale, lo rispetto, ci mancherebbe, sarei stato un po' più una pacchetta sulla spalla a sti ragazzi, tanto a scrivere male se fa sempre in tempo. Scusa, dobbiamo parlare della spalla, però visto che ci sei passato per capire l'interpretazione dell'ultima partita, no? Che poi a me è piaciuto più il Bari di Ascoli che quello di Pisa oggettivamente, se dobbiamo fare proprio un paragone. Il Bari di Ascoli 10 è stato... Però per me il Bari è partito male anche l'11 contro Pisa, proprio guarda... Nel secondo tempo? Sì, sto d'accordo. Sì, perfetto. No. Noi abbiamo approcciato male il secondo tempo, loro lo sanno bene perché... Ma... Sì, no, abbiamo fatto subito un paio di... Eravamo già poco reattivi, secondo me. Però poi dopo, secondo me, l'espulsione ha un po' condizionato la partita. Non possiamo neanche analizzarla. Finisco solo una cosa. Teniamo pure presente che l'Ascoli nel primo tempo, torto quella mezza occasione De Cacia, non ha mai tirato in porta, insomma, se andiamo a ricordare. Noi abbiamo avuto un paio di occasioni importanti, lo schema su punizione. Ecco, un'altra cosa importante, abbiamo fatto degli schemi su punizione, sono venuti tutti. Su uno siamo andati vicino, su uno siamo stati sfortunati, su uno ci abbiamo fatto gol. I ragazzi vuol dire che sono concentrati, che si applicano, che ci stanno attenti. Ecco, magari una botta sulla spalla a questi che poracci, io gli sto a massacrare, gli sto sopra tanto, purtroppo ogni tanto perdiamo un pezzo, perdiamo un altro, magari leggono un articolo del genere e vanno pure in depressione, io no, perché a me onestamente dopo di tutto quello che vuole, sono grande adulto e vaccinato, rispetto comunque sempre quello che dice la stampa, però questi magari sai i giovani oggi vanno a leggere il giornale, ma allora se creano magari se vanno duro, era solo un discorso così. Io adesso dicevo,
Sì. Un attimo. No, per capire l'interpretazione, siccome se ne è parlato e ci sei passato sì. anche tu adesso, io l'ho interpretata in un modo, poi probabilmente non ha funzionato come erano i tuoi sì. pensieri, perché lì eravamo già impostati, no? Sì. Togli Maniero. Sì. Ma Maniero l'ho tolto perché zoppicava, non ce la faceva più, ci aveva avuto anche lui una settimana, Claudio, era stato... Stavamo là in sì. piccola, non è che stavi facendo sì, sì. la partita. Metti Variani perché eravamo molto schiacciati. Siamo stati quasi sempre schiacciati il secondo tempo. Metti Variani per evitare che ci si schiacci sì. ulteriormente. No, io ho messo, io vi dico la verità, no, io sapevo di finire. Io gli ultimi 10 minuti solitamente quando si gioca in inferiore numerica è il cliché classico. I difensori centrali delle squadre avversarie si buttano dentro, puff! E cominciano a sparare a pallone in mezzo. Allora, l'unico giocatore, anche se non fisicamente prestantissimo, però che io perché tra le altre cose ho tolto Romizzi anziché Bascia che era stato ammonito, perché Romizzi chiaramente la fisicità è diversa rispetto a Bascia, dico se questi qua ora cominciano a mettere su palloni facciamo una sorta di fortino, 5, 6, 7 minuti, 8 minuti, che ne so, i 5 che mancavano. Poi dico, la verità, non pensavo che dava 5 di recupero, pensavo che dava 3. Dico, 7-8 minuti magari reggiamo, una spizzicata, una respinta, Vagliani c'ha mestiere, tiene palla, se prende una punizione. Era stato quello l'intento. Vabbè, allora... E ho tolto Maniero perché Maniero soppicava e Maniero, tra le altre cose, lo stiamo preservando perché pure questa settimana è stata travagliata. Poi, tante cose, poi voi vedete che Maniero gioca, ma Maniero c'ha dei problemi fisici anche lui, insomma, c'ha ancora un problema in ginocchio. Ce n'abbiamo, insomma, lo dobbiamo tenere un po' così. Però, ripeto, mi dispiace... Siccome l'ho letta ieri sta cosa, non ho parlato, ma ripeto, senza nessun tipo di polemica, senza io riaccetto quello che si dice, non va benissimo così uguale, era solo insomma delle annotazioni. A Spal è una squadra forte, non è che c'ho molto da dire su Aspal, a Spal parlano i numeri, e in questo momento è quella che probabilmente sta facendo meglio, la sorpresa del campionato, è una squadra che si conosce molto bene, hanno costruito una rosa all'altezza. In queste, ripeto, in queste 7 partite, quelle che sto analizzando io da quando sono arrivato, è la squadra che ha fatto più punti. Però insomma non è che noi non, la partita non, le partite vanno giocate. Quindi la prima contro la terza di queste 7 partite. Il big match lo sarà quando noi avremo avuto la forza e la continuità che comunque stiamo avendo di riproiettarci in delle posizioni di classifica migliori di queste, perché come dicevamo l'obiettivo era avvicinarci, anzi entrare o quantomeno avvicinarci a quelle che sono le posizioni più importanti per poter poi nel girone di ritorno fare qualcosa di più, e devo dire che tutto sommato ci siamo riusciti. Ora mi dispiace che siamo tornati fuori dai playoff, però abbiamo l'occasione per ritornarci, perché noi comunque al di là delle defezioni, al di là dei problemi che abbiamo, la partita ce la vogliamo giocare. In casa finora abbiamo fatto sempre molto bene, abbiamo l'aiuto del pubblico, abbiamo tante piccole e grandi cose che potranno darci una mano e far sentire meno magari le problematiche ancora una volta, ancora questa settimana purtroppo ci stanno attanagliando, perché qualche miseria, cioè a scadenza così settimanale onestamente non mi era mai capitato. Prego. Novantesimo sì. per l'ultima gara, il Bari ha 6 punti dalla seconda posizione. Vedendo un po' le squadre del campionato, l'obiettivo che lei pensa futuribile? Ma non lo so, sai, ma dipende come inizi il girone di ritorno. È chiaro che per chi insegue le problematiche sono sempre due: le tue, perché devi comunque non sbagliare nulla, e poi e le altre che devono chiaramente mollare un pochino. Io dico che è una cosa che dobbiamo puntarci, insomma, perché comunque i punti a chi ti sta davanti glieli puoi togliere se negli scontri diretti riesci a vincere. Siccome c'è tutto un girone di ritorno da giocare, ma chiaramente il nostro percorso potrà essere più semplice se sta partita riusciremo a farla a una certa maniera. Ora voi mi direte, ma sì, ma la partita che cambia? Ma cambia in tante cose, in consapevolezza, in tanto accorci, secondo me, rosichi qualche punto alle altre, capito? Esatto. E quindi questa partita diventa molto importante. Fatta questa, ci avremo un po' di riposo, poi ricominceremo a lavorare e dovremo fare chiaramente un girone di ritorno. Al di là del risultato di domani, dovremo fare un girone di ritorno di grande spolvere, insomma, bisogna mettere dentro vittorie, perché è normale. Se stai dietro devi andare su chi appunti. Per gli attaccanti, io non è più, manca di cosa delle punti, non fanno mancare.
Sì, però sai, questo è un discorso che comunque stiamo facendo da qualche settimana, io dico di non toccarlo più. Domenica secondo me Maniero ci ha avuto anche la chance, perché sulla punizione poteva tirare, invece ha preferito crossare, ci ha avuto un'altra buona occasione, ha tirato, è passato vicino al palo. Però Maniero secondo me domenica ha fatto molto meglio rispetto alle partite precedenti. Il giocatore è leggermente in crescita, anche se, ripeto, è da qualche settimana che comunque si allena questo problemino che un po' lo condiziona e lo dobbiamo un po' gestire. Sicuramente penso che domani un po' tutta la squadra farà una gran bella partita, perché credo che una delle caratteristiche forse più spiccata, migliore, ma noi se vorremmo però fare qualcosa di importante dovremmo migliorare anche nel gioco, dovremmo migliorare in tante cose che so benissimo anch'io. Però ecco, una delle cose migliori che abbiamo saputo mettere in mostra in queste partite credo sia comunque la voglia, la volontà, insomma, l'organizzazione. Abbiamo preso pochi gol, io parlo sempre in queste sette partite, perché parlo di quelle che c'erano, chiaro. Siamo una delle migliori difese in queste sette partite, quindi abbiamo dato dei segnali importanti che non dobbiamo abbandonare, però è normale che dobbiamo migliorare in tantissime altre cose, sono il primo io a dirlo, perché se per vincere il campionato, insomma, devi fare di più. Però insomma, questi ragazzi si stanno veramente da fare. Va bene? Grazie, grazie a voi, grazie. Io rimango qua perché